E bella a tutti ragazzi e benvenuti nella serie di Subnautica. Oggi siamo al secondo episodio e iniziamo prendendoci un bel medikit. Usciamo. Ok. Andiamo oggi un buon viaggio a cercare nuove risorse e nuove capsule di salvataggio affondate, tra cui una, la capsula 3, che mi è arrivato un messaggio prima in cui è affondata questa capsula. Andiamo a controllare. Allora, mentre andiamo, ho notato che qui c'è un nuovo relitto, con qui una porta. È distrutto completamente. Allora, non c'è niente di che. Oh, c'è la trappola gravitazionale. Oh, buona. Vediamo a che serve. Allora, trappola gravitazionale. Eccola. Usa la gravità artificiale per attrarre oggetti leggeri e piccole creature. Oh, molto utile. Così potremo pescare molto più facilmente. Ok, qua queste piante sono di Creepvine. Scannerizziamole. Che ancora non ho scannerizzato, ho notato. Forma di vita, Creepvine, ok. Poi vedo questo qui che dovrebbe essere, l'ho scannerizzato prima, è un pesce coniglio. Non so perché si chiama così, ma lasciamo stare. Allora, direi che siamo arrivati alla capsula. Qua abbiamo questo pesce, che cavolo è? Un pesce ha quante zampe? Un pesce ragno? Un pesce volteggione. Volteggio. Vabbè. Qua dentro, aspetta, devo prendere il respiro un attimo. Scusatemi. Ok, riscendiamo. Allora, questa capsula è proprio distrutta. Allora. Qua abbiamo il tablet PDA abbandonato. La bussola, l'abbiamo sbloccato. Molto buono. Qua attorno non c'è niente. Oh, c'è un Seaglide, ma già non ce l'abbiamo. Ah, ci fa sembra comodo un po' di titanio. Ok, direi di ritornare giù alla base. Allora, sembra. Allora. Ok, dice che l'aurora potrebbe esplodere. Ok. Allora, qua abbiamo i funghi acidi, eccetera, eccetera. Mentre che ritorniamo, io volevo fare un salto in una nuova zona, tra cui questa. Qua perché ho notato che ci sono diverse casse. Tra cui una con una frammento di piattaforma mobile per veicoli. E siamo a due pezzi. Uno l'avevo trovato. Ah, vero? Sì, ora mi ricordo. Quando erano andati a controllare le sigle, dovevamo trovare anche quella piattaforma per veicoli. C'è anche l'ultimo pezzo, quindi. Riandiamo. Abbiamo questo pesce bruttissimo. Con cui. Oddio, 60. Per favore, fatti scannerizzare. Si è buggato. Signore? Lasciamo stare il signore, credo che abbia qualche problema. Mi butto a scorreggio quando vedo. Allora, siamo ritornati ed è anche sera. Io direi di rientrare dentro. E di testare la cosa più sbloccata. Allora, è sbloccato la bussola, ci può servire un sacco. Serve una batteria e il filo di rame. Filo di rame si può fare, però devo andare a prendere un po' di rame. A che batteria si fa? Da qui? Sì, due d'argento è troppo, chiedono. Io non ce l'ho nemmeno l'argento.
Allora, qua abbiamo sbloccato questa miniera batteria. Possiamo provarla a farla. Andiamo a cercare un po' di rame. Così vediamo, testiamo un po' di cose. Ok. Ma c'è la lucina e cosa? Ah, sì. Buono. Io direi anche di prendere un po' di pesci. Non si sa mai se ci possa servire. Qua sotto abbiamo questo, che mi dà aria. Buono. Cos'è sto? Oh, no, si chiama. Ho visto uno sto. Ah, Luca, cosa? Questo cosa è uno stalker? Allora, si chiama. Ah! Ai, mi ha fatto male. È prima che mi uccide. Mi sta arrivando una trasmissione radio. Dov'è? Aspetta, buttate mediche, devo usare, non buttarlo. Allora, prenderò l'altro caserame e mi è arrivata una. Sta arrivando una chiamata radio. Andiamo a controllare. Io credo che entro il prossimo episodio ci potremo anche costruire una base, penso. Ok, vediamo. Produzione di alimenti e soccorso registrata. Ok. Ok, allora. Sì. Ok, dobbiamo andare alla capsula 17. Incagliata vicino a un sistema di caverna, ok. Direi di andarci. Dopo la trappola gravitazione ce la facciamo. Ah, devo assumere fluidi un attimo. È morto. No, pesce buco. Scandalizziamo, non andare fermo. Ok, pesce buco. Ok. Io direi di farci un attimo un po' d'acqua. Ok. E beviamo. Ok, segnali di vita stabilizzati, ok. E mentre stiamo andando verso la capsula 17 cerchiamo anche un po' di rame. E allora. Qui ci sono un bel po' di rottami quando vedo. Ok. Rami non se ne vede da nessuna parte. Bene, quando serve una cosa non si trova, quando non serve. Benissimo. E sento delle voci strane. Cosa sono, meduse? E là sotto c'è una caverna. Sotto le meduse sto notando. Lì. Ora proviamo ad entrarci però. Aculeo pendente si chiama, se ok, non è la medusa. Ok, proviamo a scendere, vediamo cosa c'è. Incuriosisce sta caverna. Aspetta, allora tocchiamo, se no prendiamo sicuramente la scossa. No, qua ce n'è altre. Dunque abbiamo del rame, già è uno. Ne servirebbe altro, qua abbiamo il quarzo. Niente di che. Oh! Qua abbiamo del oro. Buono dell'oro. Del piombo. Altro titanio. Serve. Cos'è questa? Cos'è questa cosa? Ah! Che brutta cosa! Che succede? Ma quel pesce mi stava manipolando la testa! Oh, Gesù santo! Non ho mai visto un pesce così. Meglio non andarci, spostiamoci un po' più di qua. Non lo dobbiamo mai, poi mai guardare. No, eccolo! No, non guardiamolo. Ok. Non tocco le meduse. Qua abbiamo un pezzo di arenaria in cui minerale d'argento serviva. E qua abbiamo una pietra.
Con del rame, l'ultimo pezzo che mi serviva. Spero che me ne vado prima che mi attacca di quel pesce. Ok, incamminiamoci già. No, dove il segnale soccorso? Ecco. Ah, siamo arrivati proprio qua. Ah, mentre camminiamo siamo arrivati così. Va bene. Io direi di andare. Ecco, cosa sono quei cosi giganti? Oh Gesù. Ha dei tre tentacoli? Ok, ora andiamo a vedere. Ma dov'è la capsula? Eccola. Eccola, qua abbiamo un cos'è? Una scatola con la taglierina laser. Oh, uno su tre. Allora, qui dentro come prima abbiamo un BDA. Ok, cos'è? CMOT. Sembra un coso. Che bello! No, io lo voglio. Tre pezzi potrebbe trovare. Questo potrebbe essere un piccolo problema. Lo saliamo in superficie prima che moriamo. Ora cercheremo di. Nel prossimo episodio, allora, cercheremo di trovare tutti i pezzi CMOT. Ah, ok. Io l'aurora la vedo messa male, secondo me sta per scoppiare un momento all'altro. Allora, direi di ritornare a casa, provarci sta trappola gravitazionale, dai. Bene. Nel mentre direi anche di prendere un altro po' di risorse, aspetta, vengo a scannerizzarlo. Scusate per le alghe, ok? Però sto vedendo che l'energia già del Siglide è diminuita al 44%. Questo potrebbe essere un problema. Ok. Dobbiamo farci forse un caricabatterie, ma non so come si fa, quindi è un problema. Va bene, torniamo giù. Prendiamo un po' di rottami, direi. E anche questo è il pesce coniglio, molto carino. Prendiamoci un po' di prendiamoci un po' di pesci, che okay, mi serve questi qua per farmi dell'acqua. Dov'è base? Forse base. Cavolo, ecco. Aspetta. Si può mettere la colorazione alla base rossa, è il mio colore preferito. Eleviamo quello, non si dovrebbero più vedere quei due segni, non ci servono. Ok, direi di farci delle bottiglie, una bottiglia d'acqua. Ok, beviamo perché sto morendo di sete. Allora, dov'è l'acqua? Acqua filtrata, eccola. Bene, cosa. Spegniamo. Cambiamo oggetto e occupa troppo. Allora, per fare serve una batteria. Così facile. Allora, una batteria, funghi, eccoli. Come nella tua. Ok, facciamoci questa batteria. Meno male, ho preso due di rame. Facciamoci la batteria. E anche cicciamo nel mentre con i rottami un po' di titanio. Si può fare, buona, 4 di titanio. Bene, scendiamo. Aspetta, vero? Eccola. Trappola gravitazionale. Direi di provarla, quindi. Molto bella. Allora, è una zona piena di pesci. Non qui, proviamo un po' più in là, dove erano tutti quei pesci. Tipo verso qua. Pure verso qua. Ma qua ci sono sempre pochi pesci. Allora, verso qui potrebbe essere già una co. Direi di lasciarla qua. Oh. Mi sta prendendo anche il calcare. Ok,
cosa mi sta prendendo? Pesci. Prendiamoceli subito. Boomerang, aria secchi, uova, no, poi capace si ingavano la famiglia dei non so che uova siano quelle. Poi abbiamo un altro pesce. Un regalo con gli un altro po' di cosa? Aspetta. Mi sta raccogliendo anche funghi. No. L'ho raccolto un altro pesce. Raccogliamolo. E riusiamola. Tipo qua. Ci sono un sacco di pesci. Oh. No, per ora me li. Rame. No. Posala! Prima se ne scappano. Oh. Ok. Stiamo facendo una raccolta. Una pesca buona. Pesce che? Pesce Gary. Abbiamo l'ultimo pesce. Ed ok. Ok, quanti pesci abbiamo preso? E quanti? Buono. Però non direi di esagerare troppo con i pesci, perché dopo marciscono e non sono più qua. Quindi direi di lasciarne un po', tipo. No, l'ho mangiato, ok, scusate. Due di qua, ne prendiamo almeno. Beh. Almeno 2, 4 da cucinare con gli altri secchi da fare bottiglie d'acqua. Ok. Andiamo alla base. Vediamo cosa ci stiamo a fare. Tipo, aspetta, cuciniamo gli aerosacchi. Gli aerosacchi. Ancora, ok. Buono, buono. E poi cuciniamo anche lo sbircione. E il boomerang cotto, che ora mangiamo e beviamo tutto. Che c'ha. Mi sto morendo di sete qua nel gioco. Ok, beviamo. Mangiamo. Ok, conserviamo un pesce cotto. Ok, c'è anche una barretta tipo nutriente. Ok, io vediamo qualche nuova attrezzatura, qualcosa tipo. Cosa abbiamo? Costruttore di habitat, buono. Lo serve un microprocessore, batteria, cavetteria mitrofeco. Allora, microprocessore che serve? Uno di oro, filo di lame, campione di lastra, corallino. Oro ce l'ho. Filo di rame no. Ed è un problema. No, se lo possiamo fare. Possiamo già craftare, buono. Ok, filo di rame. Lastra, campione di lastra. Era arancione. Vediamo se troviamo qualche lastra arancione. Sembra di no. Aspetta. Forse. Sì, è questo, ok. Buonissimo. Facciamoci microprocessore. Ok. E già il primo l'abbiamo. Poi la cavetteria serve due d'argento, io ne ho uno. Ora andiamo a cercarlo. E dopo che serviva una batteria, se non mi sbaglio. Vediamo. Sì, una batteria, quella lì è facilissima da fare. C'ho tutto già. Allora, uno di rame. Andiamo a prendere i funghi. Mentre cerchiamo anche l'argento. Due funghi, funghi. Eccoli. E andiamo a cercare l'argento. Vediamo se lo riusciamo a trovare. Allora, qua dentro. C'è un coso. Due cosi. Ai. Però mi sono sacrificato, ma devo prendere tutte queste cose. Guarda quante. No, wow, quante. No, sento quei cosi. Scappa, scappa, scappa. Ok. Non c'è qualche zona in cui c'è.
Pezzi di arenaria? Qua abbiamo un relitto, ma quella è una casa, no? Ok, controlliamo se c'è qualche relitto. No, che fremendo, scusate. Allora, qua abbiamo dei pezzi di ricco che già abbiamo. Qui non c'è niente. Qui non abbiamo niente qua. Chiamata radio. Ok. 30 secondi. Ok. Abbiamo tagliarina laser? Sì. Warning. Local radiation readings suggest the Aurora's drive core has reached critical state. Quantum detonation will occur within 2 hours. Una detonazione quantica di circa 2 ore. Oh, quindi esplode, avevo ragione loro. Ok. Va bene ragazzi, allora per questo episodio è tutto. Nel prossimo episodio cercheremo di costruirci una base. Assisteremo all'esplosione dell'Aurora e cercheremo anche un po' di pezzi del Seamoth. Quello che abbiamo trovato oggi. Cercheremo di fare un po' di queste cose. Ed è tutto. Se vi è piaciuto il video, condividetelo con i vostri amici, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, accendete la campanellina per ricevere le mie notifiche di quando pubblicherò nuovi video. Ciao ciao!